Ciao a tutti ragazzi, allora sono particolarmente orgogliosa e felice di partecipare a questo evento molto molto rivoluzionario, molto importante, dei nuovi studios. Per noi è soprattutto una soddisfazione poter dare una risposta a quanti hanno fatto il percorso Academy e poi per tutta una serie di motivi ti li devi lasciare un po' là. Gli studi sono una risposta anche a questo e continuare a lavorare nella direzione che la POTI ha sempre avuto, cioè sviluppare talenti e promuovere una nuova cultura della disabilità. I POTI Picture Studios diventano realtà. Mi sento parecchio munzonante. Perché mi viene, vedi come ora, mi viene il nodo alla gola. È stato infatti inaugurato in via dei Cappuccini 2 il primo polo cinematografico interamente dedicato alla formazione e sperimentazione del set destinato a persone con disabilità intellettive e relazionali. Ci sono tre classi al momento, una è la classe base, appunto la classe dove si selezionano nuovi aspiranti attori, faranno un percorso, realizzeranno un cortometraggio professionale con sempre con i partner romani. Questo percorso sarà propedeutico appunto a comprendere anche quelli che hanno dei talenti, delle capacità, quelli che hanno anche interesse e motivazione per continuare a farlo. Da lì si va su una masterclass, quindi una classe avanzata che lavora, ad esempio oggi siamo su Amazon Prime, lavoriamo con RaiPlay e altre piattaforme e appunto con i romani, lì proprio per una classe che va a mercato in quel senso. E una classe social che lavora in maniera anche più snella, però alla produzione di contenuti video quotidianamente, sempre in maniera professionale. L'imperativo categorico è lavorare a fianco dei professionisti, acting coach che vengono a fare masterclass, a fare acting coaching, produttori, nel caso della social, lavorare con TikToker, lavorare con media manager e professionisti del settore, quindi la persona con disabilità che si trova finalmente a interagire e a crescere insieme ai professionisti. I POTI Picture Studios si pongono l'obiettivo di ridefinire la visione della disabilità e l'inclusione sociale nel mondo del cinema, proseguendo nell'impegno della storica casa cinematografica Retina, attiva da quasi 20 anni. Oggi Arezzo è la prima città al mondo che non solo sperimenta l'applicazione delle tecniche cinematografiche svolte da persone con disabilità intellettive, ma che è anche una scuola che codifica il metodo a livello internazionale. E impariamo a confrontarsi l'uno con l'altro, che bisogna lavorarci tutto per arrivare a un traguardo finale. E qui siamo in un luogo importante perché mette insieme la creatività, la professionalità del fare cinema e l'inclusione, non solo perché si coinvolgono soggetti fragili che diventano attori e si mettono in primo piano e possono esprimere le ricchezze e le capacità che hanno, ma anche perché le tematiche di cui si parla sono tematiche che raccontano storie di accoglienza, di rispetto, di inclusività. E quindi penso ci sia un messaggio molto importante che non a caso è in un luogo francescano. Ecco, è un ingrediente che fa dei prodotti buonissimi.